Io oggi qui in mezzo a voi mi sento veramente in mezzo ai fratelli, e per questo vi ringrazio, e credo che anche gli ebrei che stavano qui e che hanno abitato in mezzo a voi oggi vi ringrazierebbero per come sono stati trattati da voi. E allora io non posso altro che ripetervi la gratitudine della comunità ebraica in Italia per questo vostro contributo di fratellanza, di amicizia e di cordialità. Concedi a coloro che saranno qua deposti la luce della salvezza. Concedi a coloro che visiteranno questi luoghi l'armonia e la pace del cuore e la possibilità di costruire pace con i fratelli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con coraggio e lungimiranza, inusuali in quel tempo scandito dall'attentato alle Torri Gemelle, si cercò di costruire un futuro di serena convivenza. Coloro che hanno alle spalle un luminoso retaggio culturale non debbono temere il confronto. A distanza di 20 anni, quel messaggio di civiltà è quanto mai attuale.